la rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Buongiorno da Mimmo Moramarco, abbiamo la rassegna stampa anche per oggi, 31 gennaio 2023, buon martedì a tutti quanti voi. Sui maggiori quotidiani italiani abbiamo la questione Cospito che divide la politica ed è stato trasferito per quanto riguarda l'approccio con gli anarchici del governo, ma non solo del governo. Si parla ancora di autonomia, ma vediamo nel dettaglio, cominciando oggi dal Sud, dalla Gazzetta del Mezzogiorno, che apre proprio con l'Italia è una. Autonomia da oggi al vaglio. Meloni, servizi uguali per tutti Landini, dice, spaccano il paese. C'è proprio di lato la protesta di Cospito che viene trasferito al carcere duro, al 41 bis, e parlano Sisto e Paccione, breve storia dell'anarchia in Puglia. La protesta, ancora violenze in Italia. La Gazzetta del Mezzogiorno parla sotto anche di acciaierie, arrivano i soldi dal governo, i 680 milioni di euro per Taranto. Arrivo a Libero adesso, l'anarchico Cospito in alto, tutti i crimini del bombarolo che fa la vittima, così scrive Libero. E c'è anche l'editoriale di Alessandro Sallusti, qui non si tratta. Il caso Sanremo su Libero, la Rai censura Zelensky ma non Fedez, e riporta anche quello che ha scritto Le Figaro, adesso anche i francesi elogiano il governo Meloni. Finora nessun errore. Libero si domanda anche, attraverso Maurizio Stefanini, e se la guerra mondiale fosse già iniziata? Si passa a La Verità, dove in alto apre con un altro argomento. Le nostre aziende continuano a fare affari con la Russia. Il mercato rifiuta la politica dei buoni e dei cattivi. Ricerca di due accademici svizzeri dimostra che solo l'8,5% delle imprese occidentali ha disinvestito, in barba alle sanzioni, alle pressioni che i governi hanno esercitato. Persino McDonald's si è lasciata la porta aperta. Al centro la foto di Djokovic, la Viro Star, e La Verità scrive, riescono a collezionare figuracce anche con Djokovic. In basso, record delle esportazioni italiane, ecco perché ci boicottano sul cibo, oltre 26 miliardi fatturati nei paesi extra Unione Europea, alleanza con Francia e Spagna sul vino. E di lato c'è l'editoriale di Maurizio Belpietro sulla Verità, conta la volontà del popolo ma solo se è ucraino. La Stampa apre ancora con il caso Cospito, trasferito a Milano. Nordio dice, non revoco il 41 bis. Di lato l'economia, per La Stampa, Bruxelles gela Meloni, per fermare la crisi non si farà debito Unione Europea. Poi dall'altro lato la Segre, vediamo la foto, il giorno della memoria, c'è l'articolo di Maurizio Maggiani che scrive, cara Liliana Segre, ricordare la Shoah a molti serve solo a lavare la coscienza. La Repubblica, ancora caso Cospito, la sfida al governo, via tutti i 41 bis, dice Cospito, l'esponente anarchico, proseguirò lo sciopero della fame finché il carcere duro verrà abolito anche per mafiosi e terroristi. E l'esecutivo ribadisce, non ci faremo condizionare, deciderà la maggioranza. A fuoco auto dei vigili a Milano e anche nella capitale. Il ministro Nordio dice, è stato trasferito al carcere di Opera, la salute resta la priorità. La Repubblica scrive anche di Sanremo, di lato la Rai, controllo preventivo sull'intervento di Zelensky, e poi sottoscrive il Festival delle Paranoie. Arriviamo nuovamente a Sud con il Mattino di Napoli, che apre con Meloni che dice, vogliamo l'Italia unita. La Premier sottoscrive, non ci rassegniamo l'idea che ci siano servizi e territori di serie A e serie B. L'autonomia, arriva oggi la bozza Calderoli al Consiglio dei Ministri, Parlamento marginale e l'EP senza risorse. Il Mattino scrive anche del Papa che è in viaggio per l'Africa, che vede delle guerre dimenticate, e sotto abbiamo la foto di Spalletti, rinnovo automatico per il tecnico della cavalcata del Napoli, garanzia Spalletti, il futuro azzurro. Poi il Mattino riporta una vicenda di cronaca, ragazzo picchiato a colpi di spranga, la follia del branco. Questo è successo a Napoli un 14
14enne aggredito finisce in ospedale. L'ipotesi shock sarebbe sfida per imitare un videogame. Il giornale in alto apre: nessun cedimento su Cospito, anarchici all'angolo. Altri attacchi auto bruciati a Roma e a Milano. Il leader antagonista trasferito a Opera, ma il governo non arretra, resta al carcere duro. Nordio dice: la salute dei detenuti è una priorità, ma conferma il 41 bis. Il giornale riporta la vicenda Juventus, illecito grave e prolungato. Dopo il meno 15 la Juve teme il peggio. C'è anche la motivazione della sentenza. Di lato l'editoriale di Augusto Minzolini, che scrive: attenti ai simboli. Arrivo al Fatto Quotidiano, dove l'apertura questa volta sul reddito di cittadinanza, e scrive il Fatto Quotidiano: il governo in Europa dice sì al reddito e in Italia lo toglie. Calderone, schizofrenica, approva la risoluzione Unione Europea anche per gli occupabili. Bruxelles ufficializza la decisione votata dalla ministra: reddito minimo a tutti, non limiti di tempo, però Meloni lo cancella dopo 7 mesi, scrive il Fatto Quotidiano, che scrive poi del record assoluto: Meloni umilia le Camere, 15 DL e 5 fiducie in 3 mesi. Di lato Marco Travaglio, nel suo editoriale, lo intitola: cercansi sovranisti. Il Corriere della Sera in alto: Cospito trasferito, resta al 41 bis. Da Sassari al carcere di Opera dopo oltre 100 giorni di sciopero della fame. Nordio dice: tutelata la salute, anarchici incendiate altre auto. Il governo ribadisce ancora: non ci lasciamo intimidire. Anche sul Corriere della Sera la vicenda Juve, illecito grave, alterati i risultati, plusvalenze e le motivazioni del verdetto, mole impressionante di prove. Ora la Juve teme il peggio. Sul Corriere della Sera abbiamo la questione guerra ucraina: Zelensky vuole convocare l'ONU, pronto il mio piano di pace, dice. Dall'altro lato un altro articolo di Ernesto Galli della Loggia: la Chiesa perde l'Europa, parla di cristianesimo. E a proposito di Chiesa si chiude proprio con Avvenire, persone e principi, riferendosi all'anarchico Cospito trasferito nel carcere di Opera, ma non accetterà cibo. Anche qui riportano le vicende di Roma e Milano con le auto bruciate, ma anche le minacce. E come dicevo, si parla del Papa che va verso l'Africa, dove ci sono le guerre dimenticate. Bene, io vi ringrazio per questo spazio riservato alla rassegna stampa. Si conclude proprio con Avvenire. Una buona giornata a tutti voi da Mimmo Moramarco. Ci risentiamo in questo spazio domani, come sempre, con altre prime pagine dei maggiori quotidiani in edicola e non solo. Grazie a tutti.